Caro Frecchia, abbiamo scoperto la mamma della Belvomena. Il delinquente assassino, F. Tendone, risulta morbosamente attaccato a questa mamma. Tant'è vero che rischia continuamente la galera per venirla a trovare. Siete sicuri? Sicurissimi. È un'ex puttanazza prostituta palermitana. Anche lei devo dire che è molto legata al figlio di puttana, ovviamente. Mi è venuta così. Oh, dunque, la polizia italiana, la polizia, io per la verità, ho avuto come al solito un lampo di genio e ho pensato un piano veramente esemplare per catturarlo. La belva? Certamente, e chi se no? Oh. Dove posso? Non c'è un... Ma scusi, il tavolo? Sfruttando la sua perfetta somiglianza, diciamo, con la belva umana, io avrei pensato che se lei va a casa di questa mamma, fingendosi figlio, ovviamente, e la convince ad andare in clinica, a ricoverarsi per farsi delle ricerche e delle analisi, anche perché io penso, anzi ne sono sicurissimo, che questa è sifilitica, dal momento che avrà avuto dei rapporti con dei muli e degli asini arabi che quelli ci hanno delle... Basta! Ma scusi, perché si rifiutano? Non capisco che rischio corre lei, scusi. Facciamo pubblicare la notizia sui giornali che la troiaccia, cioè volevo dire la puttanazza, è stata ricoverata alla clinica Salusmea. La berbe non resiste e va a trovare il bagascione. Così catturiamo il figlio di prostitutazza. Prostitutazza. Basta. Basta. Scusi, Frecchi, io non la capisco a lei, sa? Perché continua a ostinarsi così? Ma si rende conto dei vantaggi che lei ne trarrà? E sottolineo lei. Una volta tolta di mezzo la belva umana, insomma, lei rimane l'unico possessore di quella faccia. Niente più storie con la polizia, con tutti gli altri. La sua vita tornerà bella, sicura e serena. Si rende conto? Ma quando lei dice togliere di mezzo, che cosa intende? Che lo ucciderete? Lo fate fuori? No, perché io ho paura, è un rappresaglio. Se lui resta vivo. Non si preoccupi, Frecchia, non resta vivo. Se si arrende, becca l'ergastolo. Se si azzarda a sparare un colpo, noi lo riduciamo un colabrodo. Quindi stia tranquillo, non si arrende. Certo, non si è arreso mai in vita sua. Ecco, vede che lo sa pure lei. Dove... Ah, già. Collaboriamo, collaboriamo! E poi si fanno sempre i cavoli loro, va a fidarti! Sì, però anche noi gli abbiamo messo la microspia nell'accendino. E meno male che l'abbiamo fatto, se no eravamo fuori. Già. Va bene. Oh, finalmente, caro Frecchia, così mi piace. Allora, domani alle 10 lei viene da me a commissariato, io l'accompagno personalmente dalla vecchia baldracca della Trinacria con la lue, che oltre al mulo si è fatto pure un bue. Mi è venuta la rima, la lue e il bue.